Dopo l'inchiesta che lo scorso febbraio ha portato a 47 arresti, tra cui il sindaco di Eraclea Mirko Mestre, e quelle successive che hanno portato il procuratore di Venezia a parlare addirittura di omertà da parte di imprenditori veneti e veneziani, sembra che i casalesi stiano continuando a lavorare proprio a Eraclea, motivo per cui l'onorevole veneziano Pellicani ha deciso di presentare un'interrogazione al ministro degli interni, Luciana Lamorgese. Un altro macigno che si aggiunge all'inchiesta su Eraclea, sulla presenza dei casalesi Eraclea, ovvero di una lottizzazione prevista in comune, cui lavori sono cominciati da poco nell'area del Livenzuola, che sarebbe anche quella sotto la lente della magistratura, oltre che della commissione d'accesso che sta appunto lavorando, controllando tutti gli atti amministrativi. Va fatta a piena luce, va capito se i casalesi lavorano ancora ad Eraclea nella zona, e comunque adesso finisce anche il lavoro della commissione d'accesso, ovvero della commissione che aveva insediato il prefetto per controllare tutte le attività del comune, finisce giovedì e poi il prefetto avrà 45 giorni di tempo per decidere cosa fare. Pellicani chiede dunque si faccia totale chiarezza sulla vicenda, anche alla luce degli ultimi dati rivelati da Il Sole 24 Ore, che parlano di 400 piccole e medie imprese del Veneto controllate dalla mafia, con una forte presenza proprio nel veneziano. Il radicamento ormai della criminalità organizzata nel mondo economico del nord-est è profondo, non è iniziato ieri, ma appunto l'alto numero di imprese che in vario modo sono legate alle organizzazioni criminali lo dimostra, e su questo va presa coscienza. Insomma, penso all'inchiesta di Jesolo sul golf club, che anche quello si è scoperto che era diventato di proprietà dell''Ndrangheta. Quindi c'è una diffusione a macchia di leopardo, e soprattutto attraverso questa cosiddetta area grigia fatta di consulenti, di professionisti che fanno da filtro, fanno da anello di congiunzione tra il mondo criminale e le imprese venete.